Cari amici di Mysterium, oggi non faremo una delle nostre solite avventure in un luogo misterioso, intervistando personaggi importanti del mistero, no. Oggi vi abbiamo preparato qualcosa di nuovo, qualcosa di terribilmente misterioso. Seguitemi. Adesso entriamo. Questa casa ci aspetta. Per la prima volta, io e la nostra troupe documenteremo un avvenimento incredibile, unico e incredibile. Entriamo. Ad accompagnarci in questa fantastica avventura non saremo soli. Il nostro anfitrione sarà il professor Plutoni, che conosciamo bene. Oggi, in questa casa, il professor Plutoni ci darà la possibilità di scoprire e rilevare la presenza di fantasmi. Ho detto bene, fantasmi. Adelmo, ce la faremo. Ce la faremo. Sarà una puntata esplosiva. E ora lasciamo la parola all'esimio professor Adelmo Plutoni. La manifestazione psicoenergetica superiore che sospettiamo si manifesti in questa casa non è esattamente un fantasma, anche se qualche pseudo ricercatore dilettante lo potrebbe definire così. Del resto io non mi abbasserei mai a stanare anime o fantasmi di gente morta in malo modo. Qui potrebbe esserci qualcosa veramente di molto più potente, pericoloso e cattivissimo. Non stiamo a entrare in tecnicismi astrusi. Si tratta comunque di fenomeni paranormali, roba che fa effettivamente paura. Io, personalmente, in questo momento ho i brividi. Questa casa sento che è sicuramente infestata. Ora sentiremo dalla viva voce dell'unico testimone vivente quali misteriosi fenomeni accadono fra queste inquietanti mura. Ci troviamo a casa della signora René Le Chateau. Da qualche tempo nella mia bella casetta succedono delle cose un po' strane. Molto strane da quanto ne so io. Su, ci racconti bene. Mi faccia pensare, no, quella roba lì è curiosa ma non c'entra, quell'altra non la posso dire. Ecco, la sera spesso io quando torno a casa mi preparo una bella tisana rilassante, sa, perché col lavoro che faccio sono molto stressata e ne ho proprio bisogno. Ma quando faccio per prendere il bicchiere è come, non so come dire, come se qualcuno ci avesse già bevuto. E questo qualcuno non riesce a vederlo? Ma che? Però mi sembra come di sentire quasi tipo una risatina antipatica. E questa cosa non la preoccupa? Un po', però sa, io sono una persona positiva, per me il bicchiere è sempre mezzo pieno. Interessante. Altro? E come? Dopo la tisana mi addormento proprio di sasso, sa, io faccio un lavoro molto faticoso e arrivo a casa la sera che sono molto stanca. A un certo punto della notte, però, non so cos'è che mi disturba, faccio dei sogni osè. Poi mi sveglio di soprassalto e mi sembra quasi di sentire
qualcosa, ma non faccio proprio in tempo subito a capire. Terrificante, ma le succede tutte le notti. Non sempre, a volte, tipo quando mangio un po' pesante. Altre volte invece mi sento osservata, come se ci fosse qualcuno invisibile nella stanza con me. È proprio una brutta sensazione, sa? Pensi che ormai, delle volte, vado a letto vestita e faccio la doccia con l'accappatoio addosso. Una situazione insostenibile, povera donna. Per questo lei ha chiesto aiuto a dei professionisti dell'occulto. Per la verità, prima ho contattato altri esperti del settore, ma ce ne sono tanti su internet, sì, ok, però mi sembravano quasi dei cialtroni, no? E poi i loro video noiosi, noiosi. Una vergogna per la categoria. Ma ci dica, come ha fatto a contattare l'esimio professor Adelmo Plutolli? E ho visitato il sito www.mysterium.it. E da lì ho preso contatto con queste persone splendide, meravigliose, preparatissime nel settore che mi hanno convinto subito. E quindi lei ha visto tutti i nostri video? Incredibile, vero? Ah sì, giusto. Ho visto dei bellissimi video realizzati molto bene. Bravo, Mysterium. Tornando alle nostre terrificanti manifestazioni spettrali, non le viene in mente una causa scatenante, tipo malocchio, una visita alieno, la profanazione del cimitero indiano su cui sicuramente è costruita questa ridente dimora? Una volta sono stata rapita dai venusiani, ma ero piccola. Invece un giorno, qualche giorno prima che iniziassero questi strani fenomeni in casa, ho scavato una buca fuori in giardino perché dovevo nascondere una pignata di monete d'oro, e in fondo a questa buca ho trovato una statuetta molto 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 antica. E cosa ne ha fatto dell'inquietante statuetta? L'ho portata a casa. Sì, amici, avete capito bene. La signora ha ingenuamente introdotto in questa casa la statuetta. Ma ora vediamola con i nostri occhi. Per questo lascio volentieri la parola al nostro esperto. Come si può notare, si tratta di un manifatto veramente, veramente insolito. Proviamo a guardarlo. Noi abbiamo fatto analizzare il materiale di cui è composto con le tecniche più avanzate e posso dire con certezza che non è di provenienza terrestre. Del resto il soggetto ritratto non ha precedenti nell'arte né moderna, né antica, né futura. Però il fatto veramente anomalo e stranissimo è che la sua aurea psicogoniometrica è pari a zero. Zero, dico. Per esempio, un sasso, un normale sasso, ha un valore pari a 50, una persona normale 500, un vampiro 10.000 addirittura. E ora è il momento di conoscere il secondo membro della squadra, il tecnico pluridiplomato Marco Eneide, che ci spiegherà il funzionamento e il nome di questi strumenti fantascientifici che verranno utilizzati per la caccia ai fantasmi. Allora, esatto, abbiamo una macchina fotografica modificata all'infralilla e un nostro brevetto. Poi useremo un ectoplasmometro con pompetta aspirante per catturare eventuali bave surreali. Abbiamo il termometro a ioni di litio per la temperatura mareale della stanza. E infine, siamo orgogliosi, ma è una nostra app realizzata per trasformare il tablet in un qualcosometro ad effetto schnauzer. Schnauzer, caspita! Veramente un effetto incredibile. Non potremmo volere di più. Ed ora iniziamo la caccia. Ah, interessante questo strumento. Ma scusa, questa è una questione, te lo chiedo io personalmente, ma tu assomigli tantissimo al nostro antropologo convenzionato Mirko e Iliade. Iliade, sì, no, sembra. Mai sentito un nome? A me sembra. Cioè, tra l'altro, con questa luce, forse qualche capello in più, però. Uguale. No, mi spiace. No, ma sicuro? No. Sì. Ho detto di no. Oh, ok, va bene. Vabbè, questo fa un po' paura comunque. Va bene. Guardate, i nostri tecnici sono già al lavoro. Stanno approntando gli strumenti
per ricercare questo benedetto fantasma. Il loro lavoro è assolutamente professionale, infatti sono i migliori tecnici disponibili in Europa. Scusate, io vi faccio una domanda perché sono l'interessato, ma quando succede qualcosa? Non si sa, può essere tra un minuto come tra un mese. Io ho delle necessità tecniche, il mio filmato andrà su YouTube e quindi gli utenti si annoiano, non possono certo perdere del tempo per guardare dei momenti di stasi inutile. Faccia dettagli, una sintesi. Montaggio. Ancora niente? Niente, ci vuole pazienza. Però. Allora è successo. Pazienza! Io ne ho una iosa, però. Vabbè. Pazienza. Scusate, vi disturbo? Volevo sapere come. Pazienza. Poi arriva. Che gioco è? Scusi, brisco la chiamata, eh? Mi sono sentito. Vabbè. Vai. Salve. No, volevo sapere come sta andando. Ma guardi, adesso io vado a fare un giro di perlustrazione così magari troviamo qualcosa, eh? Ah. Vado. Ah. Qua per cucci tu. Sì, vai. Io sto qua con lei. Sì, va bene. Enrico Baldo sembrava molto teso, sicuramente a causa dell'influsso delle presenze maligne. Sono circa 40 minuti che Marco Enede è scomparso. Non c'è più, non vorrei che fosse stato rapito dagli spettri. No, beh, non credo. Adesso proviamo a sentire, ma non credo. La tecnologia di ultima generazione. Marco? Marco, ci senti? Ma. La sparizione di Marco ci ha gettato davvero nel panico. Con le entità cattivissime non si può certo scherzare. Marco? Marco non rispondeva. Temevamo il peggio. La voce di Marco era molto strana. Sembrava stesse lottando con un'entità maligna e nello stesso tempo fortissima. Tutto ok? Ah, Marco, tutto bene? A posto, tutto a posto. Bene. Niente, io approfitto del suo ritorno per andare a controllare la signora. Non vorrei che succedesse qualcosa, magari che si manifestasse lo spirito proprio ora. Quindi adesso vi lascio un attimo e vado. Bravo. Allora. Non vorrei dire, ma anche Adelmo è scomparso da almeno 40 minuti. Io, dato che ho già detto che qua ci sono degli spettri, ma nessuno mi crede, prova a sentire. Adelmo? Adelmo, mi senti? Passo. In questo tipo di indagini bisogna sempre stare molto attenti perché la situazione può prendere una brutta piega nel giro di pochi secondi. Sei sicuro? Devo venire lì? Adelmo ci aveva rassicurato, ma non potevamo affidarci troppo. Magari era ostaggio di una banda di spiriti e non poteva parlare liberamente. Ma... Professor Plutoni, noi dobbiamo lavorare, abbiamo questo lavoro importantissimo, questa ricerca dei fantasmi, e lei signora, ma non c'era più. Inqualificabile. È successo così all'improvviso che in un primo momento ho pensato a degli antifurti che scattavano tutti assieme, come in un assalto organizzato di ladri.
Non capita spesso che si attivino tutti gli allarmi contemporaneamente. Deve essersi manifestata un'entità terrificante. Persino io, che ho visto cose indicibili durante le mie ricerche, sono rimasto basito. I valori misurati erano tutti fuori scala, impossibili, realmente impossibili. Non potevo crederci. Eppure... Finalmente stava succedendo qualcosa. Io sono un professionista e ho una reputazione da difendere, un pubblico che mi adora e che pende letteralmente dalle mie labbra. Non potevo certo stare lì a perdere del tempo, il mio tempo prezioso. Ebbene, dopo tutti questi lavori, allora, i non morti, Godzilla, almeno Gasparri, dove sono? Ma è un po' presto, dobbiamo prima analizzare i dati, ci vorrà tempo. Lei? No, beh, è vero, non possiamo buttare ipotesi a caso. Cioè, quando succede una cosa di questo tipo bisogna studiarle, ci vogliono magari mesi, anni, vite di studio prima di fare delle ipotesi plausibili. Ma io ho la necessità di fare questo cavolo di programma, non è possibile. Voi siete delle persone incompetenti. Chi è stato? Chi è stato? Ma è ovvio, non è altro che la manifestazione delle entità actonie, che stanno di nuovo per palesarsi sulla Terra. Evidentemente le evocazioni dei loro grandi adepti hanno dato i loro frutti. Incredibile, è vero? Anche questa volta Mysterium vi ha dato delle risposte certe. Misteriose anche per me.